Ciao a tutti, oggi ho deciso di costruirmi una piccola pressa per cambiare i silent block, per fare piccole riparazioni sulla macchina. Ho trovato questo angolo abbandonato e ho deciso di usare questa cassa rovesciata, questa qui, come banco di lavoro. E niente, comincio. Per adesso l'idea è semplice, sto cercando, senza aumentare il peso della macchina, di avere un tensor, uno strumento in più per fare piccole riparazioni, in questo caso appunto una pressetta. Voglio sfruttare il click a bottiglia che ho già e come base il paraurti anteriore, che di comodo vorrei attaccarmi in questa posizione qui, usare questa parte qui. Questo è un paraurti molto grosso, vecchio stile, quindi squadrato, non ha le solite parti tutte messe inclinate, che oggi va molto di moda, ma che renderebbero impossibile usarlo come base piana e solida per una pressa. Grazie all'inverter, questo qui, che ho cambiato qui in Australia, in quanto dopo l'affogata che ho fatto, quello vecchio mi aveva lasciato. Questo qui è un po' più grosso, riesco a portare avanti sia la smerigliatrice angolare sia la piccola saldatrice che ho, per cui dovrei essere a posto per poter fare tutti i lavori. Allora, mi sono procurato della barra filettata da 12, dell'angolare 40x40, 5 mm, bello grosso. Bavatura dei pezzi. Mi manca alla fine saldare ancora 2-3 pezzi, ma intanto vi mostro come sarebbe l'idea. Ecco qua, allora, 4 barre, qui adesso devo saldare dei traversi, 4 traversi, per ovviamente tenere tutta la struttura insieme, se no fa questo gioco qui in questo momento. 2 traversi saranno messe a misura giusta per il silent block più grosso, più grande che ho come diametro, in modo che anche questo spazio qui è stato misurato e calibrato sul diametro più grosso che ho. Quindi si creano praticamente qui un quadrato con un foro per farli passare per fuori quando devo toglierli. Il clicchetto messo tutto qui, adesso inventerò un sistema per bloccarlo, ma forse non serve neanche. Essendo tutto fatto con le barre filettate, posso regolare le altezze. Più o meno ho fatto i conti per tutti i silent block della macchina. Ecco, fatto. Quindi alla fin fine, paraurti c'era già, clic a bottiglia c'era già, tra le barre e i traversi qui da 5 sono un po' grossetti perché ovviamente devono sopportare tutta la pressione, e questa qui l'ho fatta un po' più fine, tanto soltanto per darmi una mano a tenere duro le barre quando le sistemo. Questa qui invece è più grossa perché deve tenere la forza. Alla fine non penso che siamo sopra i 6 kg, penso, forse qualcosa di più al massimo di ferro. Comunque appunto, come peso sono contento, non ho caricato molto, è un attrezzo molto utile. Ciao!